Regione Toscana, il Consiglio regionale. Fiore e la Costituzione sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina nel territorio di Pisa. È con questo gesto simbolico, davanti alla lapide su cui è scritto dal braccio della morte all'abbraccio di Cascina, che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha dato il via alle celebrazioni per la Festa della Toscana nel 2021, istituita per ricordare le riforme leopoldine che nel 1786 portarono il Granducato di Toscana, primo stato al mondo, ad abolire la pena di morte. Summers, ha ricordato Mazzeo, prima di essere giustiziato, ebbe una fitta corrispondenza con i ragazzi della scuola media di Navacchio e come ultimo desiderio prima dell'esecuzione della sua condanna a morte chiese di essere seppellito a Cascina. Toscana è terra di diritti, fu la prima ad abolire nel 1786 la pena di morte e oggi insieme a Michelangelo Betti, al sindaco di Cascina, siamo venuti qui a ricordare Gregory Summers che fu giustiziato in Texas nel 2006. Ebbe un lungo scambio epistolare con i ragazzi della scuola media di Navacchio grazie ad una professoressa che raccontò la storia di questo carcerato che stava per essere condannato a morte. E il messaggio che oggi vogliamo mandare di qui è che non ci può essere giustizia lì dove c'è violenza, non ci può essere ancora la metà degli stati al mondo che hanno la pena di morte. Venire oggi qui a salutare e ricordare Gregory Summers è un modo per dire che la Toscana è sempre dalla parte giusta della storia, lo fa ricordando il passato e attualizzandolo al presente ed è un modo per chiedere che quello che accade ancora in tanti paesi del mondo non accada mai più. Getta un ponte fra la firma di Pietro Leopoldo e l'oggi, perché poi appunto anche oggi quasi la metà, circa la metà degli stati del mondo continua ad avere la pena di morte nel proprio ordinamento. E qui poi il tema della pena di morte e di quello che è il giudizio di una società si rafforza proprio dal fatto che questa storia nasce nelle aule di una scuola, di un istituto comprensivo, per cui è anche un messaggio che arriva dai ragazzi agli adulti. E noi, dato che poi la festa della Toscana assume una valenza di festa dedicata anche alla giustizia sociale, alla riflessione su quella che può essere una maggior giustizia, in questo caso si può dire nel mondo, insomma, stasera insieme all'illuminazione con i colori della Toscana, bianca e rossa del municipio, illumineremo di verde il Palazzo Pretorio che è accanto al municipio. E come le lanterne verdi illuminano le case al confine della Polonia per ospitare i profughi che sono oltre confine in Bielorussia. Al Cinema La Compagnia a Firenze si è svolta il 30 novembre la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per ricordare l'abolizione della pena di morte decisa dal Granduca di Toscana nel 1786. Dopo il saluto inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre, si sono susseguiti gli interventi del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente di Amnesty International Emanuele Russo, della professoressa Gaetana Morgante e del presidente della regione Eugenio Giani. La festa della Toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene da 20 anni, dal 2001, anzi la prima manifestazione la fece il Comune di Firenze nel 2020, all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica, sì, ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui
cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. Una festa della Toscana che torna protagonista con il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, i sindaci della Toscana, per dimostrare a se stessi quanto siamo stati in grado di fare nel 1786 e quanto oggi è importante il nostro ruolo contro ogni forma di violenza, per dimostrare che a violenza non si risponde con violenza. Siamo stati in grado all'epoca di abolire la pena di morte e dobbiamo essere in grado oggi di contrastare nuove forme di violenza che possono essere verbali, con dei gesti, possono essere mentali, possono essere fatte nei confronti delle persone in tanti modi, e quindi la testimonianza come ruoli istituzionali, che ogni nostro atto, ogni nostra legge, regolamento, ogni azione deve andare per contrastare la violenza, ma per non rispondere a violenza con violenza, per dimostrare che nel recupero, diciamo, rieducativo della persona ci può essere una società migliore. Questa è la Toscana, è terra di diritti, terra che sta in grado di mostrare a se stessa un grande valore culturale che oggi è chiamata a rinnovarsi nell'epoca moderna, ma sempre a testimoniare quelli che sono i grandi valori della nostra regione. Io credo, come ho detto al Presidente prima, in separata sede, questa sia una sfida per tutti, per la politica, no? Perché Festa della Toscana, tradotta con le giuste parole del Presidente vuol dire innanzitutto una sfida che parte dalle comunità ad usare un linguaggio giusto per veicolare temi che molto spesso anche chi fa politica come me pensa che siano scontati, no? Nei messaggi che lanciamo, nelle manifestazioni che facciamo. Quindi partire anche dalla piccola comunità come la mia, e diciamo oggi rappresentate da tutti i sindaci della Toscana, insomma, quanto di meglio si possa fare. Poi io provo sempre a fare esercizio su me stesso, parlando, per dire, con mio figlio che ha 19 anni, che faccio fatica sempre a interpretare un po' per quello che vuole fare, per quelle che sono le sue aspettative. Io credo che trovare il modo giusto e le parole giuste per veicolare messaggi su valori fondamentali, messaggi però che arrivino fino alla fine, fino al nostro interlocutore, in questo caso nuove generazioni, sia quanto di più importante dobbiamo fare. Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che, ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Sì, io ringrazio l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della Regione proprio all'hate speech, ai discorsi d'odio. Chi fa politica ci è abituato ad avere anche persone che ti insultano, che usano vocaboli non consoni sui social, ma vedete, in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale. Noi dobbiamo raccontare, partendo dai bambini e delle bambine delle scuole, partendo dai giovani, dai giovanissimi, da chi utilizza più di altri la rete e i social, e spiegare che in un social network si sta
come si sta in un bar, come si sta in un ristorante, come si sta su un autobus, come si sta a un teatro. E siccome poi, per fortuna, nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro a una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli, per fortuna, di fronte alle persone che hanno davanti, allora va spiegato semplicemente questo, che sui social si vive come si vive nella società. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. Durante la giornata si è svolta anche la firma del manifesto per la comunicazione non ostile di fronte agli studenti di Rondine Cittadella della Pace, con l'obiettivo di portare il manifesto proprio con i giovani nelle scuole della Toscana nel 2022. Tra i 10 principi cardine del manifesto, l'ascolto, il rispetto, la cura, la consapevolezza e la responsabilità. Oggi noi vogliamo fare un passaggio di testimone, che è quello dei valori della nostra regione. Si parte dall'abolizione della pena di morte nel 1786 e si dice noi vogliamo restare all'avanguardia nel tema dei diritti. I bulli di oggi sulla rete potranno essere i violenti di domani. Come si fa a fermare tutto questo? Si fa creando una cultura diffusa, parlando con le ragazze e i ragazzi, chiedendo che lo facciano nelle loro case e mandando a loro un messaggio forte. Non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. Spesso vi capita che un vostro amico minacci, violenti, usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe. Denunciatelo, abbiate la forza di raccontare quello che accade, perché chi subisce violenza fa fatica a farlo. E allora la Toscana deve mandare questo messaggio, lo deve fare con grande forza, sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro, e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva. È fondamentale la sinergia che si sta sviluppando tra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Consiglio della Regione Toscana, l'Ufficio di Presidenza con il Presidente Mazzeo, per sviluppare insieme delle azioni concrete a livello scolastico, con il coinvolgimento degli alunni, delle classi, delle scuole delle regioni, e anche per assicurare all'azione dei docenti, delle scuole nel suo complesso, il necessario sostegno, il necessario affiancamento per sviluppare in modo efficace le tematiche su cui si fonda il nostro ordinamento, in buona sostanza, quindi dalla legalità, dalla solidarietà, alla convivenza civile. Tutti temi estremamente importanti che vanno nella direzione di affermare un diritto alla cittadinanza attiva da parte degli studenti. Toscana anche con questa tessera completa un mosaico di tolleranza, di intelligenza, di democrazia molto alto. Per prima, oltre che aver abrogato la pena di morte, pone un manifesto su un uso cosciente, consapevole dei social, degli strumenti legati alla rete, che sono una grandissima opportunità per tutti noi. In ogni momento ci consentono di comunicare, di confrontarci, di scambiarci idee con ognuno in ogni parte del mondo, ma nello stesso tempo sono anche ricche di insidie pericolosissime, in modo particolare verso
i giovani che sono quelli più digitali, sono nati con lo smartphone in mano, ma non conoscono tutte quelle insidie che dentro vi sono. Il Corecom su questo si sta impegnando per il patentino digitale, che è proprio una sorta di educazione all'uso dei social e dello smartphone. Regione Toscana, il Consiglio regionale.